Ragazzi, finalmente io ancora non mi faccio vedere perché ragazzi sono passati 3 mesi, ma mi sono tagliato i capelli e fanno cacare. Sì, Nala, i coglioni. Un attimo che... Bravi, bravi tutti, bravi tutti, bravi, bravi veramente tutti. Nala, sei sporca di polvere. Lunedì, il giorno preferito della vostra settimana perché c'è il Dread and Breakfast e Nala. Allora ragazzi, bentornati qui in questo mio nuovo incredibile episodio del Dread and Breakfast. No, Nala. Oggi siamo tornati qui, sempre come ogni settimana, per parlare del più e del meno, per parlare del diviso e del per parlare di quelle situazioni che ci hanno creato un movimento intestinale o mentale durante questa settimana. Prima di iniziare, arriviamo a 25.000 like. Lasciami un commento con hashtag DMB per il prossimo episodio del Jordan Breakfast. Oggi ho degli argomenti un po' frizzantini, no? Tra il personale, il pubblico e delle opinioni che voglio chiedervi. Quindi è proprio uno di quei Dread and Breakfast da vedere. Ovviamente, raga, il latte c'è, i rigoli ci sono anche molti peli del cane, però ok. Ma non perdiamo tempo, addentriamoci all'interno di questo episodio del Dread and Breakfast. Innanzitutto spero che voi. Innanzitutto spero che voi stiate bene, che la vostra settimana che la vostra settimana sia iniziata in un bel modo e che finisca male, cioè nel senso. Vi dico subito, il titolo non è un bait, ma ci arriveremo. Voglio prima parlare di altri argomenti. Voglio prima parlare di argomenti insieme al mio cane bellissimo. Allora, questo primo argomento mi è in realtà venuto in mente adesso. Stavo giocando a FIFA, dopo 2 partite ho spento e ho rotto il joystick. Ma perché ho rotto il joystick su FIFA 19? Perché FIFA 19 è veramente un gioco che fa incazzare. È un gioco che fa arrabbiare. Ma perché fa arrabbiare? Perché non è equilibrato, perché è randomico, perché succedono delle cose che nel calcio non possono succedere, i portieri sono inutili e tutti quanti sono Adriano del 2008. Cioè da qualsiasi posizione tirano a 170 all'ora e fanno gol. E mi è sorta una domanda. Allora, io quest'anno sto giocando a FIFA più dello scorso anno perché voglio giocarci per portare dei contenuti. Non ci riesco perché in questo FIFA non sono capace a giocare. A quanto pare è solo colpa mia. FIFA 19 quest'anno, come ho detto, ha tutti questi lati negativi, terribili, e i lati positivi sono veramente pochi. Ovviamente ci sono dei bug che poi l'anno successivo vengono risolti, ma che poi ce ne spuntano altri 1000 e quindi è un loop infinito di cose. Ma la domanda che mi sorge spontanea è: arriverà un concorrente di FIFA che gli farà vedere come effettivamente si crea un gioco di calcio? Perché in questo momento il suo rivale è Pro Evolution Soccer. Ovviamente non ha tutte le licenze, ovviamente il gameplay di PES è quello che è. Ma il fatto che FIFA venda tanto è dato da 2 fattori. Uno, non c'è concorrenza, due, alle licenze. La cosa positiva di FIFA è che curano le modalità. Quest'anno ci sono tante cose da fare, sia in locale che online. Da qualche anno a questa parte l'Ultimate Team è veramente figo. Il problema è il gameplay. A parte questo, biscottino per FIFA, noi ce lo mangiamo, non lo giudichiamo per carità, perché sarebbe come se vedete magari un ragazzo che ha delle disabilità o che ha delle difficoltà in qualche ambito della vita, non è che andate lì a giudicarlo, no? Cioè, è un ragazzo come tutti gli altri. Anche FIFA ha il diritto di essere considerato un gioco come tutti gli altri. Anche se purtroppo ha delle difficoltà cromosomiche. Passiamo da una truffa all'altra. Anche oggi parliamo di droga. Parliamo di droga, ma che droga? Erba legale, di nuovo erba legale. Ma perché vi parlo dell'erba legale? Perché c'è stato adesso il Lucca Comics and Games. C'era uno stand di erba. Perché? C'era questo stand di marijuana, di marijuanoidi legalizzati dallo Stato. Questi marijuanoidi legalizzati attirano, diciamo, in una fiera che ha l'età media, penso, di 12 anni, attira delle persone sbagliate. Perché questo stand di droga legale, erba legale, scusate, è stato depredato da dei... Non lo so, da dei geni che si sono rubati 6.000, 6.000, voi immaginate 6.000 confezioni di erba legale. Ora, 6.000 sono tantissime. Io non ho mai visto una confezione di erba legale, perché ovviamente compro solo della cocaina purissima. Quanto sarà grande così una confezione? Cioè, una confezione è tipo questa. Immaginatene 6.000, 130.000 euro di furto. Ora, vi spezzo questo biscotto. Il dubbio che ho è, oggi sono pieno di dubbi, ragazzi. Di dubbi e di malattie, probabilmente, speriamo, mortali.
Il dubbio è, si sono rubati 130.000 euro di erba legale per fumarsela e non drogarsi perché quella roba non sballa, o per rivenderla a un minor prezzo in un mercato nero dell'erba legale che ancora non so se esiste. Io spero per loro che la rivendino, perché se si sono rubati 130.000 euro per fumarseli, allora diamo fuoco alle banche e siamo a posto, no? Quindi è successo questo furto. Il proprietario era, ragazzi, distrutto. Distrutto. 130k gli hanno rubato. 130k. Ma come? Col camion? Quando l'hanno? Di notte, di giorno? Come l'avete? Come? Io voglio conoscere, per favore, se mi segui, spero di sì, perché sei un tossico, quindi mi segui per forza. Spiegami come hai fatto a rubarte 6.000 bustine, 6.000 confezioni di erba legale per un totale di 130.000 euro. Il mondo è cosparso di geni, il mondo è cosparso di persone chiamate ladri. Alcuni ladri mi affascinano. Mi affascinano perché hanno il coraggio. Voi ci avreste mai avuto il coraggio di rubarvi 6.000 confezioni d'erba legale? No, ci avreste mai pensato? No, un passo avanti a tutti, come chi rapina le banche. Voi ci avreste il coraggio di entrare con un fucile? Forse non posso dirlo questo, vabbè. Comunque, erba legale rubata a Luca Comics and Games. Ma arriviamo al momento clou. Il momento clou, il momento clou. Chi è? Guarda che te do un cazzo di rigolo. Chi è? Magnatelo. Oh, mica t'ammazzo, magnate sto rigolo. Momento clou della giornata. Voi sapete della mia disputa, no? Tra appunto me medesimo in persona e le forze dell'ordine elvetiche. Diciamo che mi perseguitano, a volte sbaglio io, a volte sbagliano loro. È come in una coppia, no? Non c'è mai il 100% della ragione. Questa volta io potrei dargli almeno il 60% della ragione, perché effettivamente ho commesso un'infrazione. Questa infrazione è un eccesso di velocità. Un eccesso di velocità, multato, è arrivata la multa a casa, mio padre ha mandato questo messaggio qui. Ora non me lo ricordo a memoria, non ho il telefono qui, quindi non posso leggervelo, però lo potete leggere tranquillamente voi. Mi ricordo solo il finale, che era sbrigate. Dopo questo messaggio mi è sorto un dubbio, cioè adesso non so come funzioni perfettamente in Svizzera sotto questo punto di vista, però mi hanno fatto una multa da 60 euro. Eccesso di velocità, ci sta. Perché la sanzione è 60 euro, o se non te va di pagare quei 60 euro un giorno di carcere. Mi sembra esagerato in Svizzera. Capisco che le tue forze dell'ordine comincino ad odiarmi, ma mandarmi in carcere, su dai, mandarmi in carcere per un eccesso di velocità di quanto? 8 km orari? Mi sembra esagerato. Che poi, da quello che ho capito, in Svizzera ci sono le carceri, o i carceri, le carceri, ci sono le galere per i criminali e quelle tipo leggi giudiziarie, non so come si chiamano, in cui vanno le persone che fanno dei reati minori tipo questo. Però, caro amico mio, io capisco che vuoi proteggere il tuo dovere e diritto di ricevere dei soldi da delle infrazioni, ma mi sembra alquanto un inneggio alla destra fascista dire o me paghi o te mando in carcere perché sei andato 8 km orari in più rispetto al limite di velocità. Io te le pago le multe, non è un problema, non è quello, l'ho sempre pagato le multe, perché sennò più che il carcere in Italia c'è una cosa che si chiama finanzieri, questi amici che non paghi te fanno così e ti dicono hai pagato, tu gli dici mo controllo, e intanto scappi dalla finestra. Biscottino per i finanzieri, ragazzi. Biscottino per i finanziari, fatemi fare un video in finanza. Vogliono mandarmi in carcere. A 100.000 like non pago una multa e mi faccio un giorno di carcere. Siamo arrivati a chiedere like per la galera. Ovviamente non penso di andare in carcere, penso che i 60 euro ce l'ho da dargli agli asti elvetici. Però qui si sta raggiungendo un limite. Lo so, Nala, lo so, mi mancherai anche tu quando sarò in quella cella brutta e fredda, con quell'omone che cercherà di penetrare il mio ano. Non mi era mai capitato di rischiare il carcere per un eccesso di velocità, manco avessi investito un pedone. Alla fine la vita è cosparsa di queste cose, di queste avventure, di queste conoscenze. Iniziò tutto, pensate un po', con la polizia fu avvisata a fotografie e siamo arrivati alla galera. Ora ditemi se questa non è una trilogia degna dell'ape di Ciccio Gamer. Ditemi se Ciccio Gamer versus ape non è allo stesso livello, se non inferiore, a Dread versus le guardie svizzere. Perché io devo avere a che fare con i poliziotti svizzeri. A Ciccio Gamer le api e a me la polizia. Mi sembra un dislivello abbastanza elevato. Non che io preferissi le api, anzi, però non andrò in carcere, pagherò questi 60 euro. Ma non è finita qui la mia battaglia contro le guardie svizzere, non finirà mai qui, perché io continuerò a passare a 170 orari e a frenare un metro prima dei vostri autovelox, così non potrete mai beccarmi, perché la mia macchina suona prima di ogni autovelox. Li mettete mobili? Non mi importa. Scarico le mappe nuove. Prendetemi ora. Quindi vabbè raga, non ci faremo questo giorno di carcere. Pray for Dread. Dread versus Guardian non finisce qui, continuerà nella prossima puntata. Dove arriveremo? Dove? Scrivetemi secondo voi quando arriverà l'apice di questa storia, perché non è arrivata all'apice, raga. Purtroppo oggi non c'è la parte con i commenti, perché non li avevo selezionati prima e non funziona
non posso leggerli, mi dispiace. Quindi risponderò a delle domande inventate. Gigi Mantelli mi scrive: andrai mai su Twitch? Beh, caro Gigi Mantelli, la mia intenzione sarebbe quello di farlo. Voglio partecipare un po' di più alle stream degli altri per abituarmi anche all'idea, poi magari cominciare su Twitch facendomi dare una mano da quelli che ne capiscono di più, quali Zano, Gabbo, Delux, Faz, tutti quelli là, da cui apprendere delle lezioni. Marco Van Basten 2, la vendetta, mi chiede: hai mai pensato di prendere un altro animale? Sì, ho pensato di prendere un gatto, forse lo prenderò, però quando vivrò da solo e quando Nala sarà un po' più grande prenderò un gatto. Prossima domanda me la fa Francesco Totto: cosa fai se ti entra un pellicano in casa? Prendo il fucile e gli sparo. Biscottino per i pellicani, per guardie per tutti. Io spero che questo episodio del Dread and Breakfast vi sia piaciuto. Non vi guarderò più, farò l'auto guardando in basso come veri youtuber. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ricordate di lasciare un bel like, un commento. Mi raccomando, andate a Lucca a rubare l'erba, non superate i limiti di velocità in Svizzera, anzi sì, ma frenate prima degli autovelox. Ciao ragazzi.